Ora qui c'è un aspetto perfino comico. Capre, capre, capre! E mi riferisco a Fedez, a Zanna, i quali hanno messo in piedi questa macchina del decreto, un decreto per impedire la mancanza di rispetto delle persone. Tante cose ho detto, ma ce n'è una che riguarda semplicemente la lingua. Cosa vuol dire omosessuale? Cosa vuol dire omosessuale? Vuol dire una persona che è attratta da quelle del suo stesso sesso. Cosa vuol dire omofobia? Vuol dire un atteggiamento di avversione, di pregiudizio contro gli omosessuali. Gli omosessuali, cioè quelli che hanno attrazione per lo stesso sesso. E allora, la giornata del 17 maggio, che è contro l'omofobia, è stata allargata, perché piaceva molto far sentire delle parole nuove, anche alla lesbofobia, alla bifobia e alla transfobia. Ma che cos'è la lesbofobia? È una forma di omosessualità. Omosessuale non vuol dire uomo sessuale, vuol dire dello stesso sesso. Quindi bastava la giornata dell'omofobia, contro l'omofobia, contro i comportamenti omofobici, non omofobia e lesbofobia, perché non sono due cose diverse, sono la stessa cosa. Ma pensate, la bizzarra incapacità di conoscere le parole e di metterle nelle leggi. Omofobia e lesbofobia non sono uomofobia, cioè il gay o l'omosessuale non è il maschio, è sia il maschio che la femmina che ama le femmine e il maschio che ama i maschi. Questo è l'omosessuale. Quindi la giornata dell'omofobia, anzi contro l'omofobia, è una giornata contro i pregiudizi, le avversioni, i comportamenti di mancanza di rispetto per gli omosessuali. E perché hanno inventato la lesbofobia? Lesbofobia non è una variante femminile della uomosessualità. Omosessualità vuol dire chi sta con le persone dello stesso sesso. Quindi sono talmente ignoranti, capre, capre, i Fedez, gli Zan, che inventano parole che non servono. La giornata del 17 maggio, in cui a scuola si insegna ai bambini che possono essere tranquillamente omosessuali, è una giornata contro l'omofobia, non contro la lesbofobia. Perché la lesbofobia non esiste, cioè esiste come esiste la gayfobia. Gay è il maschio, lesbica è la donna. Ma tutte e due sono omosessuali. Omosessuali, non uomosessuali, ma pensate quanto sono ignoranti. Quindi nella omofobia è implicita la lesbofobia. Però hanno fatto una legge, c'è scritto questo nella legge. Bisogna fare la giornata contro la lesbofobia, che è la stessa cosa dell'omofobia. Hanno aggiunto poi la bifobia, che non sappiamo cosa sia, e la transfobia, che è avversione con i trans, cosa ridicola, perché molti non li conoscono neanche, cioè se uno è una donna e un uomo è travestito, quindi, ma detto questo, mettiamo pure che transfobia la puoi inventare, ma omofobia e lesbofobia sono la stessa cosa. Quindi hanno inventato una giornata dedicata alla omofobia e alla lesbofobia pensando che omosessuale è soltanto il maschio, non che omosessuale è anche la femmina che ama le femmine, quindi le persone del suo stesso sesso. Ecco, questo è il livello a cui siamo. Questi sono i Fedez. Capre! 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 Omofobia, lesbofobia. Ma mettetela nel culo lesbofobia, questo è il concetto. È un'invenzione di menti malate, che pensano solo al mondo delle lesbiche e degli omosessuali, pensando che siano mondi diversi. È lo stesso mondo, sono omosessuali quelli che non sono eterosessuali. Quindi omosessuale contrapposto a eterosessuale. E non essendoci la eterofobia, c'è la omofobia, che vuol dire di quelli che ce l'hanno con quanti stanno con persone dello stesso sesso. Omofobia, capre! Omofobia, non lesbofobia, inventata da uno Zan in delirio. Adesso direte, ma Sgarbi ce l'ha con Zan. No, anzi, mi è simpatico, è il mio amico. Però lui è omosessuale come una donna è omosessuale. L'omosessuale è quello che ama le persone del suo stesso sesso. Omofobia, omofobia, capre, omofobia, capre, omofobia, altro che lesbofobia. Vi inventate, parole inventate, di menti malate, ma non malate di omosessualità, malate di ossessioni, malate di incubi,
di vedere che il mondo li insegue e li persegue. E questo dobbiamo insegnarlo ai bambini senza nessun rispetto per i bambini che sono le vere minoranze, sono quelli veramente vulnerabili, perché sono quelli più piccoli a cui tu a scuola insegni che essere eterosessuali e omosessuali è la stessa cosa, perché non bisogna distinguere, non bisogna discriminare. Certo, è giusto, ma vorrei lasciargli arrivare da soli a capire se sono omosessuali o eterosessuali, omosessuali o eterosessuali, non lesbosessuali, omosessuali, che vuol dire quelli che stanno con persone dello stesso sesso. Non sono stati capaci di correggerlo, io gliel'ho detto anche alla Camera, al Senato si portano dietro l'errore, hanno inventato la lesbofobia per eccesso di zelo. Capre! Capre!